Ci troviamo in Largo Bonifacio all'inizio di Viale 20 Settembre il giorno successivo all'accoltellamento di un ragazzo di 18 anni. Ascoltiamo le parole dei cittadini. Questa cosa sta un po' degenerando, sarebbe da controllarli un po' questi giovani. Soprattutto in casa, in famiglia, dovrebbero un po' stare attenti. Non è possibile che sta arrivando tutta questa violenza. Bisogna assolutamente che i genitori siano più, diremmo, solleciti nel controllare i fioia. E mai scusarli, soprattutto. Speriamo che qualcuno prenda qualche provvedimento in merito, perché la situazione non è delle migliori. Poi nel salotto buono della Trieste, che va, che conta, insomma, sarebbe necessario qualche intervento. C'è un senso di smarrimento, di paura negli anziani, soprattutto. Purtroppo siamo arrivati a un punto tragico, che questa gioventù di oggi dalla vita ha avuto troppo e troppo presto. Non si sono guadagnati quello che hanno neanche alzando un dito. Queste sono le conseguenze. Siamo tutti molto allarmati. Se in pensiero per noi stessi, per gli anziani, per i nostri anziani, per i fioi. Brutta cosa, noi eravamo abituati a Trieste ad avere questo tipo di problematica e queste cose così violente. E siamo molto preoccupati, devo dire la verità, non ne piasi. È un pericolo costante, siamo molto preoccupati perché ogni giorno, cioè, o sera o mattina, questo è successo di giorno poi, bisognerebbe fare qualcosa di drastico. Consideriamo che è un problema di cosa può derivare dall'educazione. Non voglio magari puntare dito ai genitori, per l'amor del cielo, però tanto per quello, tanto per le influenze giorno d'oggi, tanto dei social, cioè tanto un mondo in realtà di influenza che poi ricadono sul comportamento dei giovani. Troppi stranieri, la città non è più sicura, basta, cioè, che prendano dei provvedimenti, insomma. Io ho una figlia e sono preoccupato la sera, nei fattoni di notte, sono preoccupato, sinceramente. Trieste non è più una città sicura.